Ci troviamo in via Malabranca, sono le ore 21:30 circa. La processione religiosa in onore della Madonna della Presentazione di Gesù al Tempio, più comunemente chiamata la Madonna della Cava, sta entrando in questa via. Sì, questa sera, al termine del Santo Rosario celebrato nella basilica a lei dedicata, ha avuto inizio la processione che, partendo puntualmente alle ore 21, ha già percorso parte di via della Cava ed ora, dalla via del Caccia, sta entrando in quest'altra dove ci troviamo. Questo è il primo anno che la processione ritorna ad essere fatta di notte anziché nel pomeriggio. Stiamo vedendo grande partecipazione di fedeli, anche se questi seguiteranno ad inclinarsi nelle file durante il lungo percorso di vie, piazze orvietane, rendendola sicuramente più affascinante. O Nostra Signora, unica speranza, noi ti supplichiamo, illumina le nostre menti con lo splendore della tua grazia, purifica le nostre anime con il candore della tua purezza, riscalda i nostri cuori per il calore della tua visita. La medicina della tua misericordia guarisca le ferite del peccato, così potremo giungere alla gioia della festa eterna, con l'aiuto di colui che vuole nascere da te, o Vergine gloriosa. A lui onore e gloria per i secoli dei secoli. Procediamo in pace. Nel nome di Cristo. Amen. Gloria in alto! Gloria avanti! Ora, mentre la processione transita all'altezza della chiesa dedicata alla Madonna, che da questo punto di via Malabranca è ben visibile, vengono fatti esplodere i fuochi d'artificio in omaggio della Madonnina, ritenuta protettrice dei cavaioli, e si possono anche sentire le campane della sua chiesa con i loro rintocchi che rendono la manifestazione più bella e sacrale. Ecco, ora la prossima sosta sarà sulla piazzetta corrispondente all'incrocio di via Malabranca e via Filippeschi. Concedici di amarla come l'ami tu e vuoi che sia amata. Maria, ti supplichiamo per quell'amore così tenero che porti al tuo figlio, ottienici di amarlo come l'ami tu e vuoi che sia amato. E in questo amore si consumi la nostra vita, perché tutto il nostro essere canti per l'eternità. Benedetto il Signore. Amen. Tremo di Dio, venuto sulla terra.
La processione sta salendo lungo via Filippeschi e nella piazza della Repubblica vi sarà una nuova sosta. Ora la processione percorre via Garibaldi per andare in piazza Ranieri, dove farà l'ultima sosta. Sì, eccola, arrivare nella piazza con passi ritmati dai brani eseguiti dalla Filarmonica Luigi Mancinelli. La statua sarà adagiata all'altezza della chiesa annessa all'Istituto delle Suore di San Ludovico, e dove si eleveranno ancora preghiere, suppliche alla Madonna della Cava per la sua intercessione verso l'Onnipotente. Oggi scegliamo te, o Madre Immacolata, per nostra Madre e Signora. A te come figli ci abbandoniamo e consacriamo la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra parrocchia. O Maria, disponi sempre di noi secondo il tuo cuore e all'ultimo giorno accoglici tra le tue braccia. Presentaci a Gesù dicendo di noi: questo è mio figlio. Allora esulterà l'anima nostra, inizierà il nostro paradiso e sarà un magnificat a Dio con te, o Maria, Madre mia Immacolata. Amen. Mentre la processione sta scendendo per la discesa di via Ranieri per riportarsi presso la piccola basilica, è d'obbligo ringraziare il diacono Don Carmine che ha condotto la manifestazione così composta e sacrale. Un grazie anche a quanti hanno abbellito i percorsi della processione con stendardi, bandiere, fiori,
luminarie, fuochi d'artificio, rendendola più affascinante e suggestiva. Ed ecco ancora fuochi d'artificio come un'apoteosi di glorificazione, di trionfo e di plauso alla Santissima Madonna della Cava. Vediamo una cascata di pietre di rose in omaggio alla Madonna, protettrice di questa contrada. Per chiudere la serata, l'associazione culturale La Cava ai Cavaioli offrono latte cagliato corretto da zucchero e estratto di fragole. Ed inoltre offrono uno spuntino con dolci di produzione casalinga delle signore della cava e panini con porchetta. Vada anche a tutti loro dell'associazione culturale un caloroso ringraziamento ed un affettuoso arrivederci.